Cari fratelli, sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima narra l'esperienza delle tentazioni di Gesù nel deserto. Dopo aver digiunato per 40 giorni, Gesù è tentato 3 volte dal diavolo. Costui prima lo invita a trasformare una pietra in pane, poi gli mostra dall'alto i regni della terra e gli prospetta di diventare un Messia potente e glorioso. Infine lo conduce sul punto più alto del Tempio di Gerusalemme e lo invita a buttarsi giù per manifestare in maniera spettacolare la sua potenza divina. Le 3 tentazioni indicano 3 strade che il mondo sempre propone promettendo grandi successi. 3 strade per ingannarci. L'avidità di possesso. Avere. La gloria umana e la strumentalizzazione di Dio. Sono 3 strade che ci perderanno. La prima, la strada dell'avidità di possesso. È sempre questa la logica insidiosa del diavolo. Egli parte dal naturale e legittimo bisogno di nutrirsi, di vivere, di realizzarsi, di essere felice, per spingere a credere che tutto ciò è possibile senza Dio. Anzi, persino contro di lui. Ma Gesù si oppone dicendo, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Ricordando il lungo cammino del popolo eletto attraverso il deserto, Gesù afferma di volersi abbandonare con piena fiducia alla provvidenza del Padre, che sempre si prende cura dei suoi figli. La seconda tentazione, la strada della gloria umana. Il diavolo dice, se ti prosternerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Fratelli e sorelle, si può perdere ogni dignità personale, ci si lascia corrompere dagli idoli del denaro, del successo e del potere, pur di raggiungere la propria autoaffermazione. E si gusta l'ebbrezza di una gioia vuota che ben presto svanisce. E questo ci porta anche a fare dei pavoni, no? La vanità, questo svanisce. Per questo Gesù risponde, solo al Signore Dio tuo ti prosterai. Lui solo adorerai. E poi la 3ª tentazione, strumentalizzare Dio a proprio vantaggio. Al diavolo che citando le scritture lo invita a cercare da Dio un miracolo eclatante, Gesù oppone di nuovo la ferma decisione di rimanere umile, rimanere fiducioso di fronte al Padre. È stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. E così Gesù respinge la tentazione forse più sottile, quella di voler tirare Dio dalla nostra parte, chiedendogli grazie che in realtà servono e serviranno a soddisfare il nostro orgoglio. Sono queste le strade che ci vengono messe davanti, con l'illusione di poter così ottenere il successo e la felicità. Ma in realtà esse sono del tutto strane al modo di agire di Dio. Anzi, di fatto ci separano da Dio, perché sono opera di Satana.
Gesù, affrontando in prima persona queste prove, vince per tre volte la tentazione per aderire pienamente al progetto del Padre e ci indica i rimedi: la vita interiore, la fede in Dio, la certezza del suo amore, la certezza che Dio ci ama, che è Padre, e con questa certezza vinceremo ogni tentazione. Ma c'è una cosa, io vorrei attirare l'attenzione su una cosa interessante. Gesù, nel rispondere al tentatore, non entra in dialogo, ma risponde alle tre sfide soltanto con la parola di Dio. Questo ci insegna che nel dialogo, che con il diavolo non si dialoga, non si deve dialogare, soltanto gli si risponde con la parola di Dio. Approfittiamo dunque della Quaresima come di un tempo privilegiato per purificarci, per sperimentare la consolante presenza di Dio nella nostra vita. La materna intercessione della Vergine Maria, icona di fedeltà a Dio, ci sostenga nel nostro cammino, aiutandoci a rigettare sempre il male e ad accogliere il bene. Cari fratelli e sorelle, ieri a Oviedo, in Spagna, sono stati proclamati beati i seminaristi Angelo Quartas e otto compagni martire, uccisi in odio alla fede in un tempo di persecuzione religiosa. Questi giovani aspiranti al sacerdozio hanno amato così tanto il Signore da seguirlo sulla via della croce. La loro eroica testimonianza aiuti i seminaristi, i sacerdoti e i vescovi a mantenersi limpidi e generosi per servire fedelmente il Signore e il popolo di Dio. Rivolgo un cordiale saluto alle famiglie, ai gruppi parrocchiali, alle associazioni e a tutti i pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi. Saluto gli studenti di Castro Urdiales, Spagna, e i fedeli provenienti da Varsavia, come quelli da Castellammare di Stabia e Porcia. Saluto i piccoli cantori di Pura, in Svizzera, i ragazzi del decanato di Baggio, Milano, quelli della professione di fede di Samarate, i cresimanti di Mondone e di Pullo, i giovani di Verona e gli alunni della scuola Emiliani dei Padri Somaschi di Genova. Auguro a tutti che il cammino quaresimale da poco iniziato sia ricco in frutti e vi chiedo un ricordo nella preghiera per me e per i collaboratori della Curia Romana che questa sera inizieremo la settimana di esercizi spirituali. Buona domenica, buon pranzo e arrivederci.